Tanto la videopresentazione di questa moto, della nuova carena, non avverrà mai, secondo me. Non trovo proprio il tempo. Facciamo questa piccola panoramica. Le mosche del cavolo. Beh, posso ritenermi soddisfatto, io ho dato una bella rinfrescata alla vecchia colorazione. Sì, sembra un po' più recente come modello di moto. Ed è bel danno che ci ho fatto. Sì, sembra una moto un po' più attuale, diciamo. L'unica cosa che mi rincresce è la cicciosità del serbatoio, che quando chiudo è un po' troppo grosso e non mi fa fare il movimento appieno. Andiamocene via, va. Andiamo allora, c'ho qualche cosetta da dire. Sterrato e poi la civiltà. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Spero che questa volta i file non verranno corrotti. Mi sono accorto che il dock da dove inserisco l'SD card per esportare mi catapulta in continuazione l'SD e quindi mi corrompe i file. Un metodo per evitare che succeda ciò è farla con il cavetto USB in dotazione, anche se questa qua ultimamente mi stava dando problemi proprio sulla porta, che poi mi ha quasi costretto a comprare questa nuova GoPro Hero. Ho notato che né si ricaricava e nemmeno registrava più l'audio dal microfono esterno. Io per la cronaca uso un Boya, non uso il Rode, quello iper mega costoso. Sto notando che alla fine l'audio è abbastanza buono, è in mono, però non ho riscontrato problemi fino adesso. I frusci o cose del genere alla fine penso che siano comuni a tutti i microfoni, dipende da dove percepiscono la fonte sonora. Allora, prima rosicata di oggi, che comunque è avvenuta già qualche giorno fa, è il lancio della nuova GoPro 8, che alla fine mi fa rosicare un po' meno pensando al prezzo, perché già questa mi è sembrata già abbastanza costosa dopo un anno di utilizzo. L'ho presa anche in offerta a 349 euro. Quella nuova arriverà almeno a 429 sul sito GoPro, anche se altri blog che fanno recensioni ne parlano di 470. Ha delle nuove funzioni, tanti upgrade. La cosa più carina secondo me è quella che diventa modulare, molto modulare. Potrebbe diventare un corpo unico inserendo un microfono, schermo LCD esterno, eccetera eccetera. Quella è una cosa che mi fa rosicare. Le altre cose, l'HyperSmooth 2.0, io vedo che già questa sulla GoPro Hero 7 è spaventosa. Poi comunque dipende sempre dall'uso che uno ne fa della tecnologia. Troppe cose esagerate all'ultimo grido alla fine diventano sterili se tu non le sfrutti. Che ci fai? E niente, oggi analizzeremo qualcosa che mi è venuto in mente più di qualche volta per la strada che percorro. Magari se mi capiteranno dei gesti altrui irregolari, magari li immortalerò al momento. Una cosa, vorrei parlare un po' della sicurezza stradale sul tratto che io percorro, che è la superstrada che collega Sora ad Avezzano, che ha un alto tasso di mortalità, anche quella che poi prosegue verso Cassino. Hanno installato da poco un tutor, spero di non essere uno dei tanti, a quanto ho sentito, che sono stati immortalati in questo breve tratto, che comprende soltanto un piccolo pezzo di una galleria che comunque
c'è la doppia striscia all'interno e fanno dei sorpassi azzardati all'interno e subito dopo, subito prima, e sono successi molti fatti spiacevoli, quindi hanno provveduto a trovare questa soluzione, chiamiamola così, anche se secondo me non lo è. Essendo una strada a scorrimento veloce, però una corsia per verso di percorrenza, la gente va forte, supera, eccetera, sì, è pericolosa. E adesso ci catapultiamo nel punto interessato. Eccoci qua. Si entra in superstrada, hanno messo questi stop, che comunque c'erano già dei comportamenti degli automobilisti abbastanza aggressivi. Cioè si catapultavano direttamente in superstrada con tutta la fila delle macchine che arrivano. Come vedete già dallo specchietto penso che si veda, è abbastanza trafficata. Questo mo se si ficca. Un'altra cosa brutta che fanno, hai visto, se noi siamo tre mezzi, magari 4, 5, il quinto supera tutti e va davanti in testa. Come si può vedere la strada non è che è tanto larga, quindi superando una linea di macchine che sta qui e va, può rischiare di fare incidenti. Comunque non è tanto questo il tratto, ma è più avanti che c'è una galleria che penso che si è vista in più di qualche video, dove pure io la sera o anche il giorno capita di andarci a 100 km/h quando si bravo, vedi? Mo qua comincia la striscia continua che non si può superare, ma superano uguale. E laggiù c'è la galleria dove hanno messo questo limite con un tutor quando esci fuori, e volendo c'è anche la volante con l'autovelox mobile. E qua i pareri, anche leggendo su giornali del web, sono molto discordanti. Questo dove vuole andare? Sì, andate, cioè poi si lamentano se gli fanno la multa o se comunque succede qualcosa. Queste sono cose che non si fanno alla fine, tanto io invito a riflettere, ci metti 5 minuti in più, io pure ho la mocetta, vorrei andare a 200, ma che ci vado a fare? Allora io ci metto 5 minuti di più e evito che possa succedere qualcosa. Guarda quello, quello sta a fa così. Mo qua c'è sto bel cartello, no? Deve andare a 70, io già sono da 80. È pure difficile rispettarlo sto cartello. Vabbè, tu entri a 70 e poi diventa 50. E ci sta, volendo, qualcuno che ti fa lo scherzetto e ti fa la fotografia, ma lì c'è anche il tutor, quindi sinceramente non so nemmeno dove hanno installato la partenza del tutor. Può darsi che non sia ancora in funzione il tutor, però l'eventualità che l'ho visto io e anche da testimonianze esterne, che ci si mette la volante con l'autovelox, quindi ti secca proprio. Tu esci dalla galleria e ci sta la piazzoletta, vedi, mo qua dovrei andare a 50 per uscire, perché c'è anche un'uscita nel nucleo industriale che è proprio a ridosso dell'uscita. Ma adesso io sto scendendo a 50, non si sa mai, vedi, quando piano. Tempo fa, qualche giorno fa, c'era un semaforo che bloccava il flusso stradale perché stavano installando dei pannelli solari sopra questo, qui si mettono la polizia, ti secca subito. Un pannello, eccola, ci sta, eccolo, è quella la telecamera? Sì, è lei. Sì, questo mi supera a sinistra, io mica sto uscire. Io sto uscendo del brucio. Oh, qua rientra il limite a 90, anche se a 90 no, non è che è tanto lo rispettiamo, manco io. Vabbè, giusto un piccolo sprint per liberarmi un po' dei mezzi, però alla fine è difficile rispettare il limite di 90 km/h,
sono il primo a dirlo e non è giusto sicuramente, però ecco, io spero che il video sarà breve, anche perché perché rega l'ultimo ci ho messo 6 giorni. Poi non so se è un problema della linea o sono troppi giga, alla fine ridimensionandolo sono 7 giga di video. Dicevo, vi invito a riflettere su questa cosa, magari scrivete voi esperienze riguardo eccessi di velocità oppure i comportamenti di altre persone che comunque mettono in pericolo la vostra e l'altrui incolumità. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, un qualsiasi commento, basta che sia in forma educata. E non so quante chiacchierate ancora ci faremo. Oggi è venerdì, non mi ricordo, 4-5 ottobre, e non so quante giornate di sole usciranno per poter chiacchierare. Io spero che potrò fare più video possibili, perché la moto da quando l'ho presa a gennaio non è che l'ho sfruttata più di tanto e mi dispiace, non sono riuscito a fare dei video belli con il drone, con questo, tra un impegno e l'altro del lavoro purtroppo tante volte non ne avevo voglia io, perché succede. Scendiamo in seconda, non c'è nessuno, è bella accelerata sotto qualche cavalcavia, qualche ponte, è sempre suggestivo. Allora rinnovo l'invito a lasciarmi un commento, qualsiasi commento vogliate, purché sia educato, che sia costruttivo, che sia esplicativo sulle vostre esperienze. E seguitemi su Instagram, magari lì pubblico più foto, sono leggermente più attivo perché è proprio più immediata l'interazione con il web. Qui ci sono troppe attese e nulla, ci vediamo al prossimo video, spero che ce ne saranno ancora abbastanza. Io sono arrivato al lavoro, ciao a tutti.